Storytime, Evoluzione Radio. E bentornati amici di Storytime con una nostra nuova storia. Prima di passare la parola al nostro ospite, vi ricordo ci potete sempre seguire su qualsiasi canale ufficiale di Storytime. E se avete una storia da raccontare, noi siamo la radio giusta per voi. Come mi piace ricordare il nostro C'era una volta. Parte questo meraviglioso mondo di favole tutte reali, perché è la vostra storia, ma soprattutto è la vostra vita. Io sono Stefano, oggi sono in compagnia di Paolo che ci parla della sua attività. Ciao Paolo. Ciao, ciao Stefano e ciao a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. È un piacere tornare qui, sono stato ospite da voi anche l'anno scorso, anzi devo dire che ha portato molto bene, molta fortuna, e colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno visto il mio film, il mio primo lungometraggio che ho pubblicizzato proprio qua da voi. Quindi voglio ringraziare ed esprimere tutta la mia soddisfazione. Paolo, allora io ti ringrazio per essere tornato da noi e raccontaci allora un attimino. Abbiamo già detto appunto cortometraggio, spiegaci un po' chi sei, anche se abbiamo già un grande indizio. Dunque, io ho questa proprio amore, passione, perché solo così si può chiamare, che è il cinema, da quando ero un ragazzino, e possiamo dire che la mia vita l'ho sempre dedicata al cinema, sia come spettatore all'inizio, sia come entrare un po' più da protagonista in questo mondo, inizialmente come attore e da un 3-4 anni anche come regista, poiché i film che io interpreto li vado a ideare prima nella mia fantasia, poi li scrivo e poi oltre che interpretarli li dirigo anche. Chiarissimo. E senti, allora, questo primo film ci hai detto che è andata molto bene. È andato molto bene, l'anno scorso il titolo era Queste grandi occasioni, io prima avevo fatto dei cortometraggi e quello lì era il mio primo lungometraggio. E oggi sono qui a pubblicizzare il mio secondo lungometraggio che è uscito sul mio canale YouTube sabato 17 giugno, quindi proprio una roba molto fresca. Ha iniziato bene col pubblico, con le visualizzazioni, e è un film molto bello ovviamente che vi consiglio di vedere, e sono qui e speriamo che possa avere lo stesso successo, anche di più di quello dell'anno scorso. Allora, raccontaci un po' questo secondo film, di che cosa parla? Allora, il filone ovviamente è la bella, come la chiamo io, brillante commedia all'italiana. È un film diviso in tre episodi, diversi tra loro, però uniti da un filo rosso che è il titolo, perché il titolo era Prima di salutarci diamoci la mano. Cosa racconta? Tre storie, come ho detto prima, completamente diverse, dove con grande ironia e sarcasmo racconto la mostruosità delle persone, proprio quello che erano gli ingredienti vincenti della commedia all'italiana, cioè commedia agrodolce, amara, sentimentale, drammatica, ovviamente tutto in chiave alquanto ironica, però fondamentalmente non c'è niente da ridere in questi film, perché racconto pregi e difetti, vizi e virtù degli italiani. Chiaro. E senti, questo film l'hai anche diretto e scritto tu? Esattamente, io sono lo sceneggiatore, ne sono ovviamente il regista e sono il protagonista maschile di tutti e tre gli episodi. Faccio ovviamente tre personaggi diversi, faccio un marito mascalzone, faccio poi uno che proprio campa solo esclusivamente di bugie e di espedienti, prendendo in giro tantissime persone, e nell'ultimo episodio faccio un prete apparentemente molto molto prete, ma anche qui non ci sarà un finale a sorpresa, anche qui giustamente non si deve svelare, se no sappiamo già il film e non lo andiamo a finire tutti e tre gli episodi. E senti, queste idee a te come ti vengono? Hai un metodo particolare o ti lasci ispirare da qualcosa? Sì, allora, per amor di battuta ti direi basta che guardiamo il telegiornale, perché comunque sono storie che, ripeto, sono frutto della mia fantasia, ma sono storie anche che possiamo benissimo sentire, anzi, abbiamo anche già sentito dalle
dai telegiornali, dalle nostre cronache. Ecco, io cerco di raccontare per far passare un messaggio alla gente, dire guardate che questi personaggi li possiamo trovare quotidianamente sul nostro percorso. Chiarissimo, quindi ti lasci proprio ispirare un attimo da quello che vedi anche nel telegiornale, che purtroppo ci sono notizie non tanto piacevoli. Assolutamente, assolutamente, o anche dei racconti. Alla fine di ogni film ovviamente metto i fatti, sono di pura fantasia, però è la vita, anche perché se mi dovessero chiedere ma cosa vuol dire commedia, la commedia come mi è stato detto dal grande Pupi Avati, che tra l'altro era il mio maestro in accademia che ho fatto, è la vita, ecco. Commedia non è ridere, quella è comicità, la commedia è la vita, quindi nella vita succede di tutto, momenti belli, momenti difficili, momenti dove si piange, momenti dove si ride e quant'altro. Certo, assolutamente, quindi vuoi rappresentare proprio la vita per com'è, mi sembra assolutamente giusto. Non a lieto fine, ecco, io a parte che di indole sono un po' contrario a lieto fine, e poi anche i finali proprio dove si mette il punto, dove lo spettatore dice oh, si vede che sta finendo, a me lascia... Mi piace molto lasciare anche una sorta di libera interpretazione proprio anche in base allo spettatore. Se uno spettatore è molto positivo, ottimista, può trovare una chiave appunto ottimista. Se lo spettatore è un po' pessimista, io non faccio mai il marchio fine del film. Ecco. Chiaro. E senti, adesso hai qualche progetto per il futuro? Sì, va bene, ne potrà avere anche tantissimi, però vabbè, il progetto per il futuro è dopo l'estate iniziare a pensare cosa regalare al pubblico l'anno prossimo come film, e mi piacerebbe anche fare proprio un giallo, perché non voglio avere una etichetta magari di regista solo di commedia, anche per, a parte che poi nelle mie commedie c'è anche gli aspetti molto drammatici, ma proprio fare anche altre storie, perché reputo di avere un po' di fantasie, quindi vabbè, comunque adesso vediamo che vada bene questo film e che venga visto. Ricordo il titolo, prima di salutarci diamoci la mano. E questo nome come è arrivato? Perché è la frase che ogni protagonista dell'episodio dice quando se la deve svignare, quando vuole scappare dal problema, dice per dire, io vado, dirà ma prima di salutarci però diamoci la mano. Quindi è una sorta di, se si può dire, quasi paraculaggine, e viene detto da tutti e tre i personaggi in tutti e tre gli episodi. Ecco, questo è la frase che appunto è il titolo del film. Beh, è molto particolare il fatto che appunto è anche interessante il fatto che il titolo sia una frase che comunque è ricorrente, sì, all'interno del film. Sì, quasi tutti i miei nei miei film, perché a parte che è un bel bollino sempre del nostro cinema italiano, che purtroppo sta già da un po' che sta quasi perdendo, ahimè, un po' di valore, però mi piace molto questa cosa, che il titolo sia una frase detta nel film. In questo film la sentirete per ben tre volte, cioè in tutti e tre gli episodi. Chiaro. Senti, allora ti chiedo, noi dove ti possiamo seguire e contattare per avvicinarci alla tua figura professionale e non perderci neanche appunto i tuoi cortometraggi e tutte le tue novità? Praticamente la mia, chiamiamola, sala cinematografica dove potete andare a vedere i miei film è il mio canale YouTube, e il canale si chiama Paolo Gandini GPA. GPA perché sta per Gran Premio dell'Amicizia, che era un festival che facevo, e quindi in quel canale YouTube c'è sia il cinema che anche gli spettacoli che faccio. Quindi il mio canale YouTube è la finestra principale, diciamo, nella quale appunto potete vedere i miei lavori. E poi ovviamente anche sui social metto anche degli spezzettoni per comunque riportare lo spettatore sul mio canale YouTube per vedere i miei lavori. Perfetto, allora se state vedendo il video sotto stanno apparendo i contatti, se non lo state vedendo recuperatelo immediatamente. Invito naturalmente tutti a seguirti e a contattarti, e Paolo, io ti ringrazio di cuore per questa chiacchierata. Grazie a voi. E ti auguro una piacevole giornata. Grazie, grazie, e un abbraccione a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Viva il cinema italiano!
Amici di Storytime, la chiacchierata è appena finita e fra poco ne inizierà una nuova. Non la dovete perdere. Storytime, Evoluzione Radio.